È un'opera fondamentale, 233 metri lineari di opera d'arte, si chiama con linguaggio tecnico, 2 milioni e 400 mila euro di risorsa finanziaria e soprattutto l'aspettativa, io penso, di un secolo per fare in modo che ciascuno si riprenda la sua quota di tempo liberato. Io ringrazio chi ha avuto l'intuizione per fare una scommessa qui a Pineto come una città del tempo libero, della gioia, della modalità di mobilità alternativa, cioè quella affidata alle due ruote. E ringrazio il sindaco emerito di Pineto, che è Luciano Monticelli, oggi mio valente collaboratore in regione, ringrazio l'attuale classe dirigente del comune, il sindaco Robert, ringrazio coloro i quali hanno saputo anche intercettare la maturità della procedura amministrativa. Io quello che rendo certo è che l'Abruzzo sarà la regione più riconoscibile d'Europa dal punto di vista del cicloturismo e delle ciclovie. Questo è un ponte importantissimo che si innesta in un ragionamento complessivo di pista ciclopedonale Bike to Coast su tutta la costiera teramana e su tutta la costiera abruzzese. Oltre a questo ponte noi abbiamo messo in gara anche il ponte sul Piomba verso Pescara e stiamo progettando insieme a San Benedetto il ponte tra Martinsicuro e San Benedetto, per cui nel giro di un paio d'anni, due o tre anni, io penso che riusciremo a chiudere tutta la dorsale teramana del Bike to Coast. Come regione e come provincia di Teramo si punta sempre più allo sviluppo infrastrutturale del territorio? Assolutamente sì, la regione, il presidente ci dice di fare progetti, di andare veloci, il progetto l'abbiamo fatto, siamo andati veloci perché la gara è stata già espletata, credo che tra ottobre e novembre potranno iniziare i lavori di questo ponte.